Eccomi qua, come promesso, bentornati. Come promesso, vi sto per far vedere la torta appena estratta dal forno, anzi la estrarrò proprio in questo momento. Perciò adesso girerò la fotocamera, ecco qua. È suonato proprio da pochissimo il mio timer. Ecco qui la torta di mele. Adesso vi farò vedere. Veramente l'avevo già provata perché volevo essere sicura che fosse cotta. Comunque con uno stecchino, ciao Giusy, con uno stecchino di bambù o un coltello, io mi trovo bene con lo stecchino. Andiamo a fare la prova. Ecco qua. Vedete, lo stecchino è asciutto. Perfetto. La torta ovviamente è appena estratta dal forno, adesso io, vedete, la superficie è bella dorata, ma non troppo scura. Toglierò la parte, diciamo, laterale della mia tortiera, il bordo, così che potrò farla raffreddare più facilmente. Ecco, facciamo attenzione a non scottarci. Voilà. Purtroppo ora non potrò farvi vedere l'interno di questa torta perché è appena stata appunto tolta dal forno. Ecco qui. Però vedete, vediamo se... Ops, ecco qua. Un'inquadratura. Ah, una bella parte. Qui si vede, ecco qua, la parte con le mele. Ora non mi resta che lasciare che si raffreddi, dopodiché potrò guarnirla con un po' di zucchero a velo in superficie. Ecco qua. Buongiorno, benvenute tutte quante. Ciao Anna. Ecco, mi premeva, vedete, è comunque soffice. Scotta, scusate, non riesco a tenere sulla mano troppo per troppo tempo, ecco, però vi volevo far notare il bordo che era da classica torta rustica, ecco, che vi stavo dicendo prima. A me piace, diciamo, che venga così bella, un po', diciamo, rovinata, ecco, col bordo un po' non lineare, ecco. Perfetto, allora. Eccomi qua. Bene, allora, la mia diretta è terminata e spero vi sia piaciuta. Adesso lascerò la torta, lascerò che si raffreddi e poi dopo pranzo, vista l'ora, dopo pranzo vi farò vedere una foto della torta tagliata così che potrete apprezzarne anche l'interno. Ecco, bene, vi saluto nuovamente, perciò vi ringrazio, spero vi sia piaciuta, vi sia interessata questa diretta, appunto alla preparazione della torta, di questo dolce, e la prossima volta, per par condicio, perché ho partecipato al sondaggio, farò vedere la torta di cacao e pere, che è un altro grande classico, anch'essa un po' rivisitata. Perciò vi do appuntamento a settimana prossima, giovedì prossimo, con una nuova diretta. E niente, vi auguro buon pranzo, vista l'ora, e vi do appuntamento più tardi sulla pagina dove vi farò vedere la foto della torta con lo zucchero a velo, della fetta di torta. Buon appetito a tutte voi, grazie e alla prossima. Ciao!